Con una doppietta di Pica in avvio e alla fine, la Virtus San Giustino batte il Cerbara nello scontro diretto del girone A del campionato di prima categoria e così conquista il secondo posto in classifica, due sole lunghezze dal Pontefelcino, che però continua a vincere, lo ha fatto sul campo del Pistrino. Anche qui un minuto di raccoglimento per le vittime delle incidenze proprio tra San Giustino e San Sepolcro, avvenuto in nottata, quattro giovani vittime spezzate. Ma passano soltanto, venendo alle cose di calcio, passano soltanto due minuti, non nemmeno, che Pica raccoglie sotto misura il pallone e infila il portiere Lucari per il gol del vantaggio. Dunque inizia subito bene la partita per la Virtus San Giustino. Prova a scuotersi il Cerbara, il colpo di testa da parte di Bruschi non è certo apprezzabile, fa solo il solletico a Matteacci, invece ha il suo da fare ancora Lucari a respingere la conclusione dei padroni di casa, che poi vanno vicini al raddoppio, ma il tiro termina alto. Calcio di punizione per il Cerbara, la buona posizione, la conclusione che fa la barba al palo con Matteacci, che però sembrava essere sulla traiettoria. Con le immagini andiamo alla ripresa, dove il Cerbara ha una buona opportunità, bravissimo Cristian Matteacci a dire di no. Ci prova ancora la Virtus San Giustino con Pica, che se ne va in velocità, però la sua conclusione, oltre ad essere debole, anche imprecisa. Ancora Pica, pericoloso, un'azione praticamente in fotocopia, e al 43esimo arriva il raddoppio. Dunque 2-0 per la Virtus San Giustino, che di fatto chiude la gara, che forse il Cerbara non ha interpretato al meglio, come ha fatto in altre circostanze, perché sono ancora i padroni di casa pericolosissimi con questa azione di sfondamento in area di rigore, recupera il pallone buon compagni, poi la conclusione che termina sul fondo. E c'è anche un rosso nel finale, brutto questo gesto da parte di Veschi, che scalcia e colpisce con un pugno, almeno cerca di farlo, il diretto avversario, il numero 14 Milani, e viene spedito anzitempo sotto la doccia. Finisce 2-0 per la Virtus San Giustino ai danni del Cerbara. E siamo contentissimi, abbiamo vinto uno scontro diretto che era atteso da tanto tempo, era l'unica squadra insieme a noi e Pontefelcino a non perdere mai finora, e l'abbiamo battuti noi. Io credo che abbiamo un grandissimo gruppo e è meritatissima la vittoria, e dobbiamo durare fino alla fine, perché il nostro obiettivo è vincere il campionato, come la società ci ha chiesto dall'inizio dell'anno. Allora, commentare la partita di oggi è semplice: abbiamo perso 2-0, abbiamo preso gol dopo 50 secondi su un errore nostro. E dopo abbiamo lottato, forse, cioè credo siamo stati in campo anche abbastanza bene. Sicuramente competere con il San Giustino è difficile, per quello, per quanto anche spendono, quindi è difficile, e noi facciamo con quello che abbiamo, con quello che possiamo, e andiamo avanti così.